Allora, durante la pandemia mi è venuta l'idea di fare un tavolo da degustazione in cui le persone potessero vedere, diciamo, i tipi di territorio sui quali nascono i vini. E noi abbiamo quattro territori importanti. Questo che vedete praticamente con queste rocce frantumate è il territorio di Cecina, in cima al Montalbano, dove nasce il Padosè, che è un territorio praticamente fatto di sabbia e pietra arenaria spezzettata. Quindi un territorio molto povero. Il secondo territorio che vedete qui è quello delle colline di Cerreto Guidi, terreno argilloso con fossili. Anche questo terreno, diciamo, ricco di potassio ma povero di materia organica, per cui tutte queste cose poi ci fanno capire di cosa hanno bisogno questi territori perché, diciamo, la vite ci viva bene, perché un grande vino nasce sempre da un grande territorio, cioè senza il grande territorio non si può fare, si può fare un vino, ma non un vino di qualità eccelsa. Questo territorio qui, che praticamente è un ghiaione profondo che si trova vicino a Villanova, vicino a Empoli, dove noi abbiamo degli appezzamenti di terreno, e praticamente questo qui sono dei residui morenici, cioè quando c'è stata l'ultima glaciazione, diciamo, le rocce sono state portate giù dalla montagna e praticamente rotolando hanno assunto questa forma sferica. È un ghiaione profondo, più di 2 metri, in cui il Cabernet esprime al massimo le proprie potenzialità. E qui abbiamo invece il territorio di Fucecchio della collina di Montellori, che è un territorio praticamente sabbioso con limo. Qui, diciamo, tanti anni fa c'era una zona abbastanza paludosa e il terreno quindi rimane un terreno fertile in cui soprattutto le uve bianche